Mi trovo a Karlsruhe, in Germania. E l'altro giorno per strada ho trovato questo. E mi sono detto, io adoro questi contenitori, sono comodi. Lo prendo. È vuoto. Lo apro. E dentro invece non è vuoto. C'è uno strano foglietto di carta. E scopro che si tratta... di una geocache o geocache o geocache o come cazzo si dice. Si tratta di un passatempo. Basta andare sul sito geocaching.com, c'è anche un'app e ci sono dei posti dove ci sono nascoste queste cose e il giochino si tratta di scoprirle. E una volta che si è scoperta la geocache si firma il log. Qui ci sono un sacco di firme, timbri di persone che in passato hanno scoperto questa geocache. Ok, però il problema è che io l'ho trovato per strada, non l'ho trovato in un punto di una geocache sulla mappa di Karlsruhe. Per cui non so bene cosa fare. Ho chiesto sul forum e mi hanno detto, vabbè, buttala via. Che è un po' una risposta del cazzo, se mi consentite. Quindi mi sono detto, ok, io adesso vado a cercare una geocache a caso, una zona qui vicino, e gliela metto lì, e gliela aggiungo. Perché non so a chi appartiene, non c'è l'identificativo di chi l'ha creata. Ci sono solo le istruzioni che spiegano di cosa si tratta. Ma nient'altro, per cui non sapendo dove andarla a riposizionare, la andrò ad aggiungere a una geocache. Così metterò una geocache dentro una geocache e farò questa cosa. E vabbè, perché è un gioco da scemi che sto facendo, non avendo altro da fare al momento. Ci sono anche dei piccoli timbri all'interno. Dei messaggini, fogli di carta che sono stati aggiunti perché evidentemente è stata molto usata. Va bene, è il momento di andarla a riposizionare in un'altra geocache. Il posto che ho scelto, e ho dovuto tradurmelo con Google, è questo, perché logicamente, essendo in Germania, era tutto scritto in tedesco e nient'altro, e non si capisce un cazzo di sta lingua. E quindi andrò in questo posto, e dice che di fronte a questo posto, cioè qui, c'è questa geocache, e non lo so, andrò a vedere se riesco a trovarlo. Siccome non è possibile lasciare la cache direttamente in questo ufficio del prosecutore pubblico federale a causa di telecamere e servizi di sicurezza, ho spostato la cache nel posto, all'opposto, sulla strada opposta. Da qui puoi anche ispezionare il posto qui, insomma, che è un luogo da vedere, diciamo così. È un punto della città. Non ci sono cose addizionali, diciamo, non ci sono indizi, per cui andiamo lì e vediamo se la troviamo, se esiste ancora. Ed eccoci qua. E sapete che vi dico? Secondo quello che scrivono, dovrebbe essere qui. Però qui non c'è assolutamente niente. Anzi, non c'è assolutamente niente. Continuerò a cercare. Perché qua non c'è proprio nulla. Ma proprio nulla. Bah, non penso che sia qui. Niente da fare. Doveva essere qua, ma non c'è proprio niente. Siccome non voglio perdere altro tempo, penso che andrò a cercare un altro posto.
Ok, io mi sono già rotto i coglioni però, perché qua non si trova un cazzo. Ho girato un altro posto e mi portava, la mappa mi portava all'interno di case. Mo' ho trovato questo, però mi sono già rotto il cazzo, quindi sapete che c'è. Qui c'è una libreria di strada, che è una cosa stupenda. Potrebbe essere questo il posto? Io non lo so. Però io apro, do un'occhiata. Wow, bellissimo. Libreria di strada. Vediamo. Ah, c'è della roba in francese, però io la cash la metto qua e vaffanculo, capito? Balzac e questo è in lingua che non si capisce un cacchio. Comunque è una cosa meravigliosa questa delle librerie di strada. Fatto sta che ora io l'ho messa lì e me ne sbatto. Mi sono già rotto il cazzo io. E questo è il posto dove dovrebbe esserci una geocache. La descrizione dice: portatevi una penna affilata, diceva la traduzione, ma sicuramente una traduzione del cazzo. Fatto sta che io l'ho messo qua dentro e arrivederci. E vaffanculo.